Inizia il girone di ritorno della fase a gruppi della UEFA Champions League. Nell'ordine l'Atalanta ha affrontato Villarreal, Young Boys e Manchester United. Quale avversaria ad oggi ha impressionato di più Remo Freuler? Sicuramente il secondo tempo di Manchester, ma anche il Villarreal è una squadra molto compatta e molto forte, quindi dobbiamo giocare al meglio per passare il turno. Il gruppo F si è così confermato tra i più equilibrati di questa Champions League 2021-2022. Magari sì, perché siamo ancora tutti lì, perché 6 punti, 4, 4 e 3, e quindi è tutto aperto da passare il turno a non continuare in Europa, può succedere di tutto, quindi è tutto equilibrato, ma è tutto nelle nostre mani, quindi ci possiamo giocare. Manca poco ad Atalanta-Manchester United. Quanto rammarico dopo il risultato della gara all'Old Trafford? Sì, tanto, soprattutto quando stai vincendo 2-0. È sempre bruttissimo quando perdi la partita dopo, ma adesso li aspettiamo con tutta la forza a casa nostra e noi vogliamo vincere questa partita per rimettere l'Atalanta in testa del girone. Di certo per l'Atalanta non è stato un inizio di stagione particolarmente fortunato, visto i numerosi infortuni subiti. Sì, quest'anno ci ha toccato finora molto, molto forte. Speriamo che possiamo recuperare più presto anche i giocatori, perché ci mancano veramente tanto, ma noi, quelli che sono in campo, devono dare il massimo e provare a vincere anche senza di loro. La sfida contro lo United sarà determinante o lo saranno di più quelle contro svizzeri e spagnoli? No, la più importante adesso è la prossima contro il Manchester United. Poi arriva il Young Boys e alla fine il Villarreal, ma bene, adesso è importante il Manchester United, poi lo guardiamo.